Buongiorno a tutti e innanzitutto benvenuti a Perugia, da dove oggi vi racconterò la cronaca di questa partita. Questa era una partita veramente importante per la salvezza dello Scoiattolo Rosso, il quale purtroppo si trova di fronte a una specie molto forte, quasi invincibile sembrava, che era passata in vantaggio pochi anni fa. E oggi al 35esimo del secondo tempo, quindi a 10 minuti dalla fine della partita, più il recupero che sappiamo molte volte decidere le sorti delle partite dei campionati, vede lo Scoiattolo Rosso in vantaggio 3-1. Abbiamo ribaltato il risultato. E io non vi parlerò di perché abbiamo combattuto questa battaglia, lo sentiremo questi giorni, non vi parlerò delle squadre in gioco perché anche quelle. E ne sentiremo parlare questi giorni, ma vi parlerò di tattiche, vi parlerò di strategie, vi parlerò di schemi su calci piazzati, ovvero tutte quelle azioni che abbiamo messo in campo per giocarci al meglio questa partita e al momento sembra per portarla a casa e portare a casa la salvezza. E le vedremo nel dettaglio, perché appunto questo è un corso di formazione, per cui le indicazioni di cui abbiamo fatto tesoro a Perugia e in una situazione molto complicata possono poi valere anche in altre situazioni. E quindi vedremo la prima fase, che è stata quella conoscitiva, la seconda fase, quella strettamente gestionale, dove si trattava di mettere in pratica proprio le azioni di cattura in questo caso e di conservazione per lo Scoiattolo Rosso. E la fase 3, che è quella del monitoraggio, ovvero capire se effettivamente il nostro progetto aveva portato un risultato o meno. Però c'è una preparazione di una partita, e è quella che iniziò nel 2009, quando l'allora Dipartimento di Biologia Cellulare ed Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia, dopo un paio di segnalazioni occasionali, ma più che occasionali, lasciatemelo dire, di fortuna, veramente di fortuna, e avvia questo lavoro esplorativo, conoscitivo, sulla presenza di questa popolazione alloctona, di questa specie, di questo scoiattolo grigio, presente proprio dentro la città di Perugia e nell'estrema periferia. Questa di fatto era la prima volta che lo scoiattolo grigio scendeva a sud, al centro in questo caso, e si veniva a trovare in un'area interessante dal punto di vista naturalistico, perché intanto probabilmente i primi rilasci furono effettuati all'interno di un SIC, che oggi si chiamano zone speciali di conservazione, e la sua presenza andava a incidere in una regione baricentrica per il centro Italia, dove la componente forestale rappresenta più del 60% dell'intera superficie e dove soprattutto, lo vedete da questa figura, lo scoiattolo rosso è ben presente, per cui veramente un rischio molto elevato. Chiaramente, oltre all'impatto sulla biodiversità, ci potevano essere questioni per quanto riguarda l'impatto sulle attività antropiche. Al confine con la regione Umbria abbiamo la provincia di Viterbo, che è un grosso produttore di nocciole. Chiaramente la presenza, diciamo, una possibile espansione in quelle aree dello scoiattolo grigio avrebbe sicuramente causato un fortissimo impatto economico. Per cui iniziamo a mettere mano a questo lavoro e lo portiamo, diciamo così, alla conoscenza del mondo scientifico nel primo convegno italiano sui piccoli mammiferi organizzato dall'ATIT al Tevere Farfa. E che cosa dicevamo in questo studio conoscitivo, in questo piccolo lavoro che avevamo fatto all'inizio? Beh, che la specie era effettivamente distribuita in un'area con caratteristiche naturali, seminaturali importanti, questa qua che vi sto indicando adesso, che era presente all'interno proprio della città di Perugia, fino al centro storico, e quindi in una situazione dal punto di vista dei contatti con l'uomo, diciamo già in fase avanzata, già in fase problematica,
ma che purtroppo stava procedendo verso nord-est, in un'area con caratteristiche naturali ancora importanti, ma che più che altro poteva dar luogo ad una forte espansione che l'avrebbe condotta dapprima a superare il Tevere e poi potenzialmente a dirigersi verso l'Appennino. Per cui stimiamo un areale di circa 50 km quadrati e sicuramente più di 1.000 individui. Questi dati chiaramente erano abbastanza approssimativi perché non avevamo grossi strumenti, anche dal punto di vista economico. Fortunatamente la regione capì subito il problema, ci supportò, ma il lavoro da fare era veramente gravoso. E qualche anno dopo approfondiamo la situazione e riusciamo a pubblicare un lavoro su proprio l'impatto che questa popolazione poteva avere in centro Italia e a capire che questi animali derivavano da dei rilasci derivanti probabilmente a loro volta da un commercio illegale di animali. Poi cominciarono i problemi perché iniziammo a ragionare su come far fronte a questa difficile situazione. Purtroppo in Italia non abbiamo personaggi come nelle isole britanniche che si spendono così tanto a favore dello scoiattolo rosso, non abbiamo associazioni che intervengono per lo scoiattolo rosso, per la sua conservazione, ma anzi abbiamo delle associazioni che tendono a difendere in questo caso quello che era il nostro avversario. E poi c'era il grosso problema di avere questa specie, come è stato detto prima, carina, interessante, simpatica, proprio dentro la città. E questo chiaramente era un grosso problema per noi. Però si intravedeva un po' di luce. Perché? Perché, diciamo, dal 2013 si iniziò a parlare di questo regolamento 1143 del 2014, e per cui c'è stata la sensazione che questo potesse essere un inizio per creare qualcosa di nuovo. Ed allora, nel 2014, dopo, a dire il vero, un paio di tentativi andati non a vuoto, però insomma abortiti molto presto, riuscimmo a partire con il progetto LIFE. Dapprima, ovviamente, la fase conoscitiva parte con una caratterizzazione dell'area di lavoro. Questo step è stato ed è tuttora fondamentale. Questo perché il territorio che ci trovavamo davanti era veramente complesso. Noi avevamo quest'area che viene definita come Monte Malbe Nord, un insieme di unità gestionali, tutte queste piccole unità in cui abbiamo suddiviso l'area, le abbiamo chiamate proprio così. È un'area abbastanza naturale, un'area di lecceta, un'area anche difficilmente penetrabile. Poi scendendo abbiamo un'area invece dove l'antropizzazione inizia a farsi importante, che è quella di Perugia, ovvero l'area centrale, l'area dove gli scoiattoli grigi probabilmente furono rilasciati. Poi abbiamo queste ad est, questa zona di Perugia Nord, dove invece vi erano i primi tentativi di fuoriuscita dello scoiattolo grigio. E poi avevamo altre aree periferiche da tenere sotto controllo. Queste unità gestionali, ci tengo a dirlo, non hanno una caratterizzazione al 100% scientifica. Ovvero per noi è stato importante andare a caratterizzarle per quanto riguarda per esempio il tipo di antropizzazione, la presunta possibilità o meno che ci potesse essere in quell'unità gestionale lo scoiattolo e la sua, per esempio, distribuzione, se aggregata, se puntiforme, se continua. E questo, con il tempo, questo tipo di caratterizzazione ci ha dato davvero ragione perché, poi siamo riusciti a mettere tutti gli elementi in fila e vedrete, e ne vedrete il risultato. L'area di indagine era circa 80 km quadrati, suddivisa in 64 unità gestionali che, come vedete, hanno le dimensioni più svariate, si va da pochi ettari, meno di 10 a 500-600 ettari. E questi sono i primi numeri, questi sì, scientifici.
E attraverso i punti di avvistamento diretto, che abbiamo pensato essere l'unico modo per stimare la popolazione di scoiattolo grigio mi viene a dire nostra, perché effettivamente per me è la mia città, ma comunque a Perugia e nelle aree limitrofe, fosse questa tipologia di rilevamento. Grazie a questo, su 13 km quadrati e mezzo, che sono le 16 unità gestionali, diciamo in gran parte dell'area centrale, abbiamo rilevato la presenza di 1500 scoiattoli grigi a fronte di solamente 112 scoiattoli rossi, quindi una sorta di rapporto 10 a 1. Questo già vi dice quanto la partita si presentava difficile. La gran parte degli individui vennero stimati in quest'area che vi sto indicando, che rappresenta proprio la corale della distribuzione della presenza dello scoiattolo grigio a Perugia. Chiaramente, dopo la prima fase di indagine, vennero fuori dei punti cruciali per il proseguo del progetto, poiché noi dovevamo ricostruire ancora più approfonditamente di quello che avevamo visto nella slide precedente un dettagliato quadro della distribuzione della specie, perché era fondamentale per poi mettere in piedi la fase di gestione. La questione dell'urbanizzazione aumentò questo aspetto critico, perché l'urbanizzazione si presentava delle più svariate tipologie, dai palazzi, dei quartieri periferici, a case singole immerse all'interno del bosco, dove l'home range di uno scoiattolo può coincidere, per esempio, con un giardino di un'abitazione privata. E poi si iniziava a pensare all'interazione uomo-scoiattolo, cittadini-scoiattoli. Questo perché? Questo perché per i più era una presenza positiva, perché chiaramente era arrivato in zone dove non avevano mai visto altri scoiattoli. In alcuni altri invece l'impatto era negativo e quindi le persone perseguivano anche direttamente gli scoiattoli grigi per danni diretti, per esempio, alle piante da frutto. In alcuni altri casi ci siamo iniziati a porre la questione di eventuali possibili interazioni sanitarie e quindi dovevamo valutare la presenza di zoonosi. Questo è un po' il mosaico di quello che ci trovavamo davanti, è un frammento di area di studio e tutte queste che vedete appunto non è un mosaico, ma sono pezzi di particelle catastali, e quindi questo vi dà l'idea che questo è nel pieno del centro della distribuzione, era nel pieno del centro dello della distribuzione dello scoiattolo grigio nella nostra città. E capite la difficoltà di operare in un contesto del genere, dove tu praticamente hai delle patch anche di decine e decine di ettari dove non puoi mettere mano perché sono completamente recintate. Erano circa 2000 le proprietà coinvolte nella possibile fase di gestione e meno del 10% avevano consentito l'accesso per le catture. Però non avevamo solo aree private, questa è stata un'altra grande sfida che il nostro progetto ha dovuto affrontare. Io dicevo sempre che al percorso verde il progetto si poteva vincere o si poteva perdere, poi vedremo com'è finita, ma qua era veramente una sfida difficile perché era dove noi sicuramente con le nostre attività eravamo più visibili agli occhi di tutti, più visibili agli occhi della cittadinanza, ma più visibili anche agli occhi di chi questo progetto lo avversava in maniera anche forte, anche in maniera importante. Vedete che il percorso verde, questa è una foto fatta dall'alto, se un giorno Perugia ospiterà le Olimpiadi, probabilmente lo ospiteranno tutti tutto si farà il percorso verde perché praticamente ci sono campi di tutto, quindi ci si riversano tutte le attività, diciamo, tra virgolette, all'aria aperta che si fanno a Perugia. Tutte queste cose messe insieme hanno contribuito a sviluppare la miglior strategia gestionale, che è questo documento, questo malloppo che ci siamo inventati per dire a noi, ma anche all'esterno, come portavamo avanti il lavoro di gestione, il lavoro di cattura. Perché
Ogni unità gestionale è stata classificata secondo le caratteristiche di queste palle che vedete nella slide, distinguendo cinque diciamo, settori principali di caratterizzazione, che sono lo status degli scoiattoli, il background ecologico, le caratteristiche spaziali, gli aspetti, il background sociale e eventuali rischi sanitari. Iniziano le attività di gestione e a fine 2016 arriviamo a 439 scoiattoli grigi catturati e soppressi in 11 unità gestionali. C'è un punto però: non avevamo ancora messo mano al percorso verde e a ferro di cavallo, che sono le unità gestionali dove appunto ritenevamo che le criticità fossero più elevate. In questa fase, diciamo, in cui eravamo abbastanza poco visibili, nonostante questo, le polemiche, gli attacchi fatti al progetto comunque erano già abbastanza numerosi, specialmente sui giornali locali. Però in questa fase siamo riusciti a ben sfruttare quelle che erano le aree libere, quindi liberamente accessibili, oppure quei pochi proprietari che ci avevano dato l'accesso alle loro proprietà. Come abbiamo agito? Lo vedete da prima, e questo è un po' il modo che per una popolazione come quella di Perugia e eventuali altre popolazioni che si dovessero presentare in giro per l'Italia, credo si debba portare avanti. Agire nella core area con tassi di rimozione molto elevata, quindi con uno sforzo molto elevato, ma al contempo agire nel principale corridoio di espansione per bloccare fin da subito appunto la minaccia che lo scoiattolo poteva portare anche in altre aree, anche perché in questo caso eravamo certi della presenza dello scoiattolo rosso in queste unità gestionali. A settembre 2017 il conto si aggiorna, arriviamo a 803 scoiattoli grigi catturati in 16 unità gestionali. Contemporaneamente abbiamo avviato le attività di sterilizzazione e rilascio presso due parchi urbani. E come vedete, diciamo, la curva che descrive l'andamento delle catture decresce, ma era un decremento che a me personalmente non piaceva. Non piaceva perché noi, quando siamo arrivati a giugno, ovvero quando abbiamo finito le aree libere dove catturare e quando abbiamo finito le proprietà, in cui avevamo l'accesso, noi siamo andati in crisi perché non avevamo più aree dove catturare, ma purtroppo gli scoiattoli grigi erano ancora presenti, si vedevano abbastanza frequentemente. Per cui, come vedete, nel frattempo avevamo aumentato l'area di cattura, andando anche al percorso verde e a ferro di cavallo, per cui in aree veramente, diciamo, impattanti dal punto di vista visivo per le catture. Quindi in questo trimestre estivo, diciamo, sia il morale sia le catture calano. Calano spaventosamente, come vedete, agosto non è stato preso nemmeno uno scoiattolo, e però da lì siamo ripartiti. Dovevamo ripartire appunto perché sicuramente il risultato era ancora lontano a venire. Nel frattempo, un po' di morale ce lo siamo rifatti, perché quando a ottobre siamo andati al percorso verde a fare una sorta di block count dello scoiattolo, un metodo di conteggio che solitamente si applica agli ungulati, l'abbiamo applicato allo scoiattolo, siamo andati in 5 persone. Beh, non abbiamo visto scoiattoli grigi, ma abbiamo visto solamente scoiattoli rossi. Le attività fatte in ben 8 mesi di intervento al percorso verde, pensate che il percorso verde è una decina di ettari, per cui il tempo che ci abbiamo speso è stato veramente elevato. Abbiamo rimosso 42 scoiattoli grigi, rimossi dopo di tutto, mi viene da dire. Questa qua è una trappola riempita di schiuma poliuretanica, era già messa in alto, era già messa a un paio di metri di altezza, ma è stata comunque danneggiata. Abbiamo avuto anche delle minacce personali, però la determinazione ha pagato. Fortunatamente le forze dell'ordine in questo ci hanno dato una mano. E abbiamo incrementato e diversificato il lavoro di campo. Questo qua sono io, come vedete dalla folta chioma bionda, ripreso da una persona contraria alle attività che si facevano al percorso verde. Siamo
Semplicemente abbiamo alzato le trappole, abbiamo messo le trappole a 6-7 metri con la gru, in maniera tale che non avessimo più danneggiamenti. E così è andato. Con un lavoro, diciamo, molto impegnativo, sia fatto di giorno sia fatto anche di notte, perché molte fasi al percorso verde sono state fatte anche di notte o al mattino presto, quelle del montaggio delle trappole. Il lavoro ha pagato completamente, siamo arrivati appunto a ripristinare la situazione al percorso verde come era 15 anni fa. E quindi siamo andati avanti, questo ci ha dato morale. E da ottobre a oggi abbiamo preso circa 200 animali, raggiungendo la quota 1000, che per noi insomma comunque era abbastanza simbolica. Abbiamo sterilizzato 59 scoiattoli grigi rilasciati negli stessi parchi cittadini. E qui sì che la curva di decremento ci piace molto e indica effettivamente una diminuzione di animali, come vedremo. Come abbiamo fatto? Anche in questo caso ci siamo inventati delle cose. Visto che le attività, diciamo, di coinvolgimento dei proprietari non davano frutti, loro non ci hanno fatto mettere le trappole dentro al giardino, noi le abbiamo messe appena fuori. E quindi siamo andati a mettere le trappole direttamente su strada, e qua ne vedete degli esempi, che hanno dato veramente dei risultati straordinari. Come vi dicevo, abbiamo preso 200, poco meno di 200 animali in 6 mesi, ma lo abbiamo ottenuto questo risultato diminuendo le trappole, questo che è la cosa curiosa. Abbiamo scelto di andare a botta sicura, era quello che in questo momento del progetto serviva, stringere il cerchio, e effettivamente aumentando la frequenza dei controlli, perché non potevamo lasciare un animale su strada molto tempo, ma solitamente non si lascia comunque un animale dentro la trappola molto tempo, ma in questo caso era necessario diminuirlo ancora questo tempo. E questo è un po' quello che abbiamo fatto, vedete, spazialmente questi puntini arancioni più grandi indicano proprio il posizionamento delle trappole con questa nuova tecnica, e siamo andati a coprire delle parti importanti, delle parti che erano completamente scoperte con la metodologia utilizzata fino a pochi mesi fa. E questi sono gli esempi. È un corso di formazione, siamo scienziati, bisogna condividere quello che si fa. Questo era un singolo corbezzolo, è un singolo corbezzolo perché poi non l'abbiamo tagliato perché ci serve. Al di fuori di una strada privata, tutta recintata, era l'unico punto in cui noi potevamo mettere trappole, ma prima di mettere la trappola io dovevo vedere l'animale se c'è, e quindi metto noci, metto solamente noci, metto noci finché non compare nessuno scoiattolo, perché comunque le noci così incastrate abbiamo visto che praticamente non se le porta via nessuno. Se non ci è successo in un caso molto strano, erano cornacchie che poi le facevano cadere su una piattaforma di un'area verde, e abbiamo capito da quello che erano cornacchie o gazze che facevano questa cosa, ma se no sono solamente scoiattoli. Alla mancanza della noce tu rimetti la trappola, 2 ore dopo hai preso l'animale, e questo è stato il metodo che ci ha consentito di lavorare. Le trappole si mettono sugli alberi, si mettono a terra, ma io ho scoperto che si devono mettere anche sui muri. Questo è stato un caso emblematico che ci ha fatto capire quanto era importante stare sul campo. Avevamo messo 4 trappole in quest'area, dove sapevamo della presenza degli scoiattoli grigi, ma non mangiavano dentro le trappole. Noi andavamo, li vedevamo sopra il muro. Poi abbiamo scoperto che in questo muro c'erano dei fori in cui gli scoiattoli si rifugiavano. Abbiamo detto: lì li dobbiamo prendere allora. E abbiamo messo la trappola sull'albero, abbiamo preso 4 animali e oggi qui non sembrano più esserci scoiattoli. L'altra azione che abbiamo messo in campo è ovviamente positiva, se quella che abbiamo fin qui visto può essere considerata negativa. Questa che vi vado a dire ovviamente è positiva, molto positiva anche agli occhi dei cittadini, e tant'è che i titoli nei giornali sono cambiati, sono diventati positivi. Abbiamo piantato più di 70 piante di nocciolo nei parchi cittadini, abbiamo montato le mangiatoie e le cassette nido, oltre al rilascio dei primi 2 scoiattoli rossi. Le mangiatoie che abbiamo montato, in un caso dove abbiamo i dubbi che ci possa essere lo scoiattolo grigio, sono queste, sono mangiatoie selettive, come spiega bene il fumetto che trovate nell'opuscolo dentro lo shopper.
Però dobbiamo monitorare adesso, perché chiaramente ci vengono poste giustamente delle domande, ma lo scoiattolo grigio è finito, lo scoiattolo rosso è tornato. Beh, questo lo stiamo facendo con i dati di cattura, dati di avvistamenti e fototrappolamento. I dati di cattura ci dicono che effettivamente il tasso di cattura si è molto abbassato, qui mancano gli ultimi 3 mesi, immagino veramente sia prossimo allo zero. Gli avvistamenti a ottobre-novembre 2017 che ci dicono? Che sono rimasti 120 individui, ma io vi ho fatto vedere che da quella data poi abbiamo preso molti altri animali, per cui probabilmente quello 0,38 individui ettari oggi è molto diminuito. Il fototrappolamento ci dà buonissimi risultati. Nell'area di espansione a nord-est siamo stati costretti a mettere questa. Ci siamo inventati questo strumento che è un cilindro fatto di rete metallica con dentro delle noci. Questo perché? Questo perché abbiamo in quell'area i rossi. Se mettessimo, appoggiassimo delle noci, incastrassimo delle noci ai rami del corbezzolo, anche in questo caso uno scoiattolo si prenderebbe tutte le noci. Così abbiamo un modo di esporre le noci continuamente, attrarre continuamente animali e magari se c'è un grigio lo becchiamo. E questo è uno strumento che secondo me è molto interessante. Vado a finire. L'evoluzione dell'area occupata dal grigio. Allora, con le lineette rosa, fucsia, sono quelle unità gestionali in cui le segnalazioni derivavano dal lavoro fatto dall'università, in cui non abbiamo registrato più osservazioni. Probabilmente erano segnalazioni non veritiere oppure molto occasionali. In un caso, in questa unità gestionale, lo so bene, era un animale che è stato poi catturato e quindi è un indice di presenza comunque rimosso. In quest'area di espansione, i dati dell'azione A3 collocavano la specie in queste unità gestionali. Ad oggi non abbiamo più rilevato scoiattoli grigi. Sembrano essere caduti in una sorta di vortice autonomamente, per cui non sono più presenti. In tutte le unità gestionali con le lineette verdi c'era lo scoiattolo grigio, oggi non sembra più esserci lo scoiattolo grigio. Di contro, questo è quello che è successo per lo scoiattolo rosso. Il colore pieno indica le unità gestionali dove era presente, dove era stato rilevato con l'azione A3. Quelle barrate sono le nuove unità gestionali con presenza di scoiattolo rosso, ovvero un areale che si è incrementato di più di 10 km quadrati, si è praticamente più che raddoppiato. Siamo onesti, non in tutta l'area di studio era stato fatto il lavoro precedente, per cui questo è il risultato sia del ritorno dello scoiattolo rosso, sia anche di un maggiore sforzo di campionamento. Con questo ho finito, vi ringrazio e volevo dedicare un pensiero particolare al mio ex prof che da qualche mese non c'è più, che sicuramente è stato un maestro di passione per la natura e per la sua conservazione. Vorrei che l'applauso lo dedichessimo a lui. Grazie.